La situazione, come sapete, è dedicata a Paolo Sgarzini, che è stato un grande rubinante, un grande ceramista, e noi siamo orgogliosi di, con la nostra associazione, di perpetuarne il nome. E nelle attività rientrano anche degli incontri, soprattutto di arte ceramica, vista la natura dell'associazione, che anche per promuovere, per far conoscere quello che è lo Stato della ceramica. Tanto noi siamo qui insediati in una città che, come voi sapete, ha rappresentato forse il massimo dell'espressione ceramica rinascimentale, e quindi siamo veramente orgogliosi di intervenire in tal senso. E per fare questo, tra l'altro, vi ricordo anche che quest'anno cade la biennalità della mostra dell'esposizione di Keramos, che è questa forma di esposizione per far conoscere anche lì lo stato della ceramica attraverso l'operatività di diverse associazioni, e il Comune di Urbino ci mette a disposizione nel mese di settembre di quest'anno le sale del Castellare. Ma oltre a questo interveniamo anche, come dire, intendiamo conoscere meglio la produzione di ceramisti. Ceramisti attuali, sia quelli che sono all'interno delle nostre associazioni, sia quelli che operano altrove. Gli interventi, diciamo, sono previsto un saluto dell'amministrazione, che noi ringraziamo, intanto perché ci dà sempre questa bella sala, e poi perché sentire, come dire, le istituzioni vicino ad associazioni come la nostra, la cosa non può che altro farci piacere. Poi c'è la collega Giuliana Cardelli, che è una studiosa di arte ceramica, e poi c'è il relatore di questa sera, che è Gianfranco Santi, e già solo forse vuoi sentire il nome, quantomeno il cognome, in una città come questa, diciamo, esalta ancora maggiormente la potenzialità di questo nostro incontro. Io non mi dilungo di più, vi ringrazio comunque, perché so che ci sono altre attività, non quella che c'è in piazza, ma ci sono altre attività. Diciamo, so che ci sono anche altre, comunque, altri eventi in città, per cui vi ringrazio già di essere qui con noi. E passo la parola all'assessore del Comune, che ho conosciuto questa sera.